A Giulia Nova si prova a superare un record da Guinness ed è quello della catena umana più lunga registrata nella storia. Un modo per combattere la noia, un'idea per coinvolgere i tanti, tantissimi turisti che popolano Giulianova. Alcuni hotel della costa organizzano una sfida per superare il Guinness della catena umana più lunga del mondo. E allora tutti all'opera. Lo scorso anno erano più di 800 a popolare la spiaggia, quest'anno la sfida è superare le 1000 presenze. Sì, viene organizzata per coinvolgere tutti i turisti che attualmente sono qui nella nostra bellissima cittadina, a partire dalla parte centrale, diciamo quasi dall'Hotel Don Juan fino ai campeggi, per far vedere che siamo presenti anche noi vogliamo essere attivi, anche noi con le nostre forze, con le forze delle varie animazioni, vogliamo coinvolgere e prendere parte alle bellissime attività che la nostra amministrazione comunale presenta. A prendere parte alla divertente gara anche il sindaco di Giulianova, che per l'occasione ha sfoggiato una singolare mise, costume da bagno, petto nudo e fascia tricolore sopra, in pieno stile Mastro Mauro, scanzonato e divertito dall'iniziativa. Non è solo il record in sé, ma è l'iniziativa. Io ringrazio veramente tutti coloro che hanno voluto ripetere questa performance, perché è un modo per far conoscere tutti i turisti, solo quelli che in questo periodo sono a Giulianova, ma per suggellare un'intera stagione. Quindi è un aspetto goliardico, ma che racchiude in sé anche un messaggio. Infine un testimonial dal sapore della vittoria, lui è il tenore tutto abruzzese Piero Mazzocchetti, terzo classificato a Sanremo nel 2007. Beh, un record umano, perché mi collego a ciò che poc'anzi ha detto l'amico sindaco di Giulianova. C'è bisogno di riqualificare il territorio abruzzese per quanto riguarda il turismo e soprattutto c'è bisogno di una risposta importante, perché tutto l'Abruzzo e tutta la costa adriatica abruzzese ha delle risorse straordinarie. Noi siamo detentori di un patrimonio naturale e soprattutto anche di volontà turistica e di accoglienza turistica incredibile. C'è bisogno di più consapevolezza dei propri mezzi e credere più nel nostro territorio, perché io credo che le risposte nei prossimi anni saranno importanti. Alla fine il record è stato registrato, tutti per mano erano 1011.